Ciao amici, Deliver of the Moon, vi abbiamo lasciati a questo punto. Eccoci qua, obiettivo, entra nella stazione, attracca alla stazione, perfetto, quindi cum attacchiamo alla stazione visto che non c'è nulla. Porca, allora. Attenzione, attenzione Marco. Attenzione. Attenzione ragazzi, sto facendo un XXXXX. Incredibile. Incredibile. Posso tranquillamente guidare una navetta spaziale. Allora, io spero che era dietro, perché altrimenti. Base, controllo fortuna, ormai dovreste aver raggiunto la stazione spaziale, sì? Lasciamo guidare la posizione e ricevere messaggi. Ma riusciamo a captare le oscillazioni della rete MPT. Se riesci a sentire quando raggiungi il centro di controllo, prova a scoprire cosa non funziona nella connessione, così potrai riportarlo online. Ok. Vabbè, qui chiaramente siamo. Beh, io andrei qua. Forse così torna tutto ossigeno. Era solo per avere ossigeno. Nessuna cippazza. Qui è una cosa di bellezza. È l'unico punto dove vedo io che si possa andare, eccolo lì. Quindi amica, amico mio. Ok, allora non avevo visto che c'era aperta la porta. Aspetta un secondo, che qua c'è qualcosa da prendere, credo. No, niente, non si può interagire con nulla, neanche con le banconote. Allora, ho 2 minuti, eh. Allora, qua c'è stato un disastro, un disastro. Il sopra sotto non c'è. Vabbè, qui è abbastanza lineare. Ho 2 minuti, Marco, eh. Io non starei troppo a perderci tempo qua dentro, eh. Ah, perfetto. Allora, secondo me bisogna portare qualcosa qua, però. Ecco i moduli, ecco i moduli. Dai che
come va avanti si può anche andare indietro, eh. È un po' incasinato, ma ce la riusciremo a fare, sicuri come loro. Vabbè, questo per quale motivo non si apre? Perché credevo che si potesse andare di qua e invece c'è la fregatura. La fregatura. Poi tra l'altro se prende la roba e allora c'è sempre la fregatura, eh? Non riesco a capire, ragazzi, cosa, cioè, a parte poi che sono tutto storto, eh? Ok. E l'altro? Cicibelli, sarà di qui? Che non ci ho visto bene. Quindi ho aperto i due. Gli armadietti, oh raga, è un casino, ai, capito. Un po' ho capito forse, eh. Capito che cosa? Aspetta, fammi vedere se c'è. Eccolo, sì. Ho capito, raga, ho capito. Ok, vai. Devo stare attento al tempo, eh. Dai. Dai che ho un minuto. Io vado a prendere un po' di ossigeno, raga, perché qua non. Ci ho messo un pochino per. Allora, io spero che ci sia ossigeno dopo, eh. Perché se non ce n'è più, siamo fregati. Tra l'altro sono tutti morti. Quindi, in teoria, che cosa stiamo facendo tutto sto casino a fare? Via. Esatto, e dove te lo riavvio? No, dai. Ok, supporto vitale, alimentazione. Ok, obiettivo. Oh, è stata la compressione stazione. Controllo l'alimentazione al centro dell'ala. Ok, adesso si è aperto qua. E non c'è più sta storia dell'ossigeno. Nello spazio non c'è destra e sinistra, eh.
su, giù, è tutto bello però, eh? Bellissimo. Oh. Copy control, we're all set. Ready for descent. The MPD network is still down. L'EM è ancora fuori uso. Quello si suona in essere. Thanks for the heads up, Pearson. Grazie per la dritta. Prestigio una stazione limitata. Dopo che sareste arrivata, 40 minuti. Cosa ha causato il blackout? Ok. Dovremmo evacuare senza di voi. Ah, sono andati via. I am. And don't worry, control. It's probably just a glitch. We'll be back before you know it. Torneremo in un lampo, solo un glitch. Let's find out how they've been holding up down there. Cosa Alex, stanno laggiù? Commence descent protocol. Iniziare il protocollo di discesa. Buona fortuna. Ok, qua non si può andare, eh? È molto lento, vi dico la verità, ragazzi. Sto, credo, girando in vano perché non c'è aperto nulla. Ma uno era entrato. Ok. Oggi, ragazzi, gli aerei stanno veramente rompendo le scatole, eh? Davvero, davvero, davvero. Allora, qui sono gradini, però... Credo che sto scendendo dal punto giusto. Credo, eh? No, però non so. Dormitori, eh? First contact. Okay. Vediamo, questo è un altro forse, un altro libro, no? Non si può. Oh, osserva, 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 osserva. Pochi sopravvissuti a un funzionamento di recente sono venuta in possesso un frammento criptogeneratore, spero potesse ispezionare. Ispezionato e mi ha mandato. Non riesco a dedurre niente di concreto. Gli ologrammi possono essere proiettati solo dove sono stati registrati. Se vuoi il consiglio lunare dovrebbe consentire l'accesso in, credo che sia la miglior cosa a portarci. Ok, quindi non scansione, aspetta un attimo. Oh. In seguito a un malfunzione del generatore di ibernazione, un stabilimento di ricerca nel 48, desiderio risposta di Maria, l'ha condotta a indagare ciò che resta del macchinario. Non essendo in grado di determinare la causa esatta del malfunzionamento, ha inviato questo frammento al meccanico della stazione spaziale finché lo analizzasse. Io vi tengo sempre sul dritto, lì dove dormivano forse, può essere? Sì. There you go, buddy. Almost there. We'll touch up your paint job later, don't worry. Are you ready to go? We've almost got the elevator running. Sono quasi riuscita a far funzionare l'ascensore. Just catching up Alex before we head down. Are you bringing that thing along? Of course. We'll need all the help we can get. Besides, you wouldn't have made it to that airlock if it hadn't been for him. Non potresti mai raggiungere l'airlock se non fosse stato per lui. This MPT blackout can't be just a glitch. Blackout non può solo. Everything is still dark down there.
Last time there was an outage. Un'interruzione. Did you hear the message from Earth? Hai sentito il messaggio della Terra? No. They can't even send ships up here anymore without the MPT. Non riescono neanche a mandare le navicelle. It's crazy, right? Senza l'MP. We're the only ones able to investigate the blackout. Sarah, we need to get you guys down to the surface. Dobbiamo portarli sulla superficie il prima possibile. Non abbiamo molto tempo. Ancora Flank, che succede? Firma di generazione ha iniziato a funzionare. Sta stimolando l'ascensore della Person. Per farci raggiungere l'hub lunare, Copernicus e fornirmi un'ulteriore assistenza per riportare online l'MPT. Stiamo arrivando, fate attenzione. Capo ingegnere. Cos'è? Rischio di retroshock. Non manomettere l'hardware e i driver. Aggiornamento completato. Non posso prenderlo? Indietro. No. Madonna, come gira tutta storta questa qua. Ci mette una vita, ragazzi. Per fortuna non c'è l'ossigeno, sennò veramente smettevo di giocare. Allora, da lui sono andato. Aia. Perché non ho visto nessun codice? Non bisogna mai partire senza l'asse? Infatti, la trasmissione non si riprende. Oh, caspita, io non ho visto nessun codice. Vediamo se è scritto da qualche parte, magari. Queste sono le cose che si perdono più tempo, raga. Vediamo mica che magari... Allora, io non vedo numeri. Ok, non ho osservato bene qui. Ma non c'è numeri qua. Questo. Ah, 2539. 2539. 2539 corretto. Interagisci. Diagnostica. Trasmissione di scelta alla stazione Special Person online. Connessione con la rete non riuscita. Contatto lab lunare, nessuna connessione. Se cazzi, accesso alla stazione della lab lunare offline. Richiesta energia aggiuntiva. Ruota alla stazione per energia aggiuntiva. Motore di rotazione della stazione offline. Allora, trova un modo per alimentare il motore di rotazione della stazione dell'ARR. Raggiungi. Vabbè. Allora, oggi ragazzi gli aerei stanno veramente rompendo, eh? Ricerca professore, la lattina posso berla? No.
membro del consiglio. Durante gli scorsi mesi sono stati incontrati diversi problemi, spedizioni materiali, avremmo già dovuto costruire l'ala, ma come dicevo abbiamo mancato il regolo, poi spedizioni continuano ad essere cancellate. Il Consiglio Lunare ha deciso di modificare la proprietà delle risorse in seguito all'avvio di nuove costruzioni sulla Luna. Per il momento consiglio di usare il possesso. Grazie. Nuove costruzioni. Finalmente si è deciso di riparare lo stabilimento di Hogwarts. Era ora che quel luogo venisse riaperto. Basta sapere che il progetto costruzione sia confidenziale, vabbè. Per lo stato che siamo adesso non ce ne frega nulla. Fogliati di carta, sono sempre fogliati di carta, servono sempre. Ok, allora vediamo un attimo. Io me lo devo guardare un po' tutto. Qui è offline. Evacuazione. Allora, lei continua a girarsi dappertutto, eh? Dappertutto. Eh sì, sulla Luna credo che sia così. Hanno rotto le scatole gli aerei, eh? Giallo non ce ne frega nulla, qua è tutto offline, ma è offline proprio rotto line. Vediamo un secondo, lì non c'è nulla, è tutto rosso. Ok, urca, no dai, non posso, speravo di. Allora vediamo un attimo, eh. Aspetta. Bello. Wow. Questa è una cosa figa. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Non vorrei che sia la porta qui di fianco a me, ma ci mette un'ora, infatti sapevo che era questa porta, perché non si apre però? Urca! Dai! Figo! Incasinata per bene sta. H2O credo che sia, ok, starà molto attento. Devo stare molto attento all'energia di ossigeno. Una ce n'era dentro, grazie. Thank you.
controls of the Juno 1, but still not reading anything from the MPT. Is everything under control up there? Non ha proprio bisogno di andare, quindi il mio consiglio da Marco Trans Games è prendere l'aria. Bello! Copy that. Do you think we'll finish construction anytime soon? With the council claiming more supplies each week? I doubt it. I'm surprised we got this past MacArthur in the first place. Yeah. Hey, listen, I'm getting strange readings here from the lunar surface. Are you seeing anything? Just wrapping up. What the hell? Shutting down. Are you all right, Rolf? What just happened? I can't see a thing. Everything is dark out here. We lost power from the MPT. The whole station is down. Can you find your way back to the airlock? Negative. I don't have a visual. Right. I'm sending Alex to block the airlock doors. Do you see him? I see his flashlight. Heading back to the airlock. What's going on? Everything on the surface is dark. Rolf, not now. What's your ETA? 10 seconds. Make it faster. Once the airlock seals, you'll be locked out. Alex is blocking the door for you, but he can't hold it much longer. Sì, ci sta. Ok, allora, vabbè, l'importante è che non ci sia l'ossigeno che rompe le scatole. Eccolo qua. Modulo di richiesta dell'ordine, vista spaziale, richiesta espansione dell'ala, modelli, motori, turbina, materiali, scudo, componenti dello scafo, pod, batterie. Tutti gli ordini materiali di costruzione necessari da poter spediti e consegnati. Domande possono essere presentate al proprio rappresentante. Partire senza l'ase. Sono un po' di... Ma che cosa sono? È un labirinto. Labirinto di roba. Allora, sarebbe operare stazione spaziale, perso, non è mai stata completata. Hanno supervisionato la costruzione dell'ala finché il membro del consiglio lunare ha sospeso ogni via i materiali, incluso questo pannello, per dirottare tutte le risorse verso un progetto segreto sulla Luna. Porca loca. Guardate che bello fuori, eh? E io riuscirò a salvare il mondo, perché così si fa. Allora, sì, la corrente è molto bassa. Molto bassa. Oh, aspetta un attimo. No, lo sapevo che non si poteva andare. Allora, ok, ho già capito, ho già visto. Lì crepo. Qui? No, qui è...
faccio un po' la volta perché sinceramente non so se finisce sta roba. Se poi mi dice che finisce, sono fregato. Allora, qui comunque devo stare attento, eh. Eh no, aspetta un attimo. Devo prenderlo o devo tagliarlo? Ok, quindi non c'è più corrente. Oh raga, mi sto perdendo col suo giù, eh. Sì sì, davvero è incredibile, eh? Ci si perde, raga. Ok, se qui è questo, io sono solo entrato e di qua, esatto, mi ero incasinato il cervello. Ok, qui non c'è più. Cos'è sta fangazza che c'è qua? Cosa sono ste bolle? Oh oh oh. Beh, questo va. No, non si può prendere. C'è roba che viaggia. Forse è acqua proprio. Allora, alimenta il motore della stazione, trova il modo di azionare la manutenzione. Non è che mi schiaccia, eh. Tipo un percorso. Esatto, esatto, percorsino. Dai, dai Ciccio. Perché non me la prende? Ma dai. Scorta, vittoria il 40%. Caspita. Caspita. Allora mi devo ritrovare raga perché non trovo più su e giù. Ok, ci siamo. Non è che cominciamo poi. Attenzione. Aspetta, 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 aspetta. No! No, dai, non dirmi che sono morto, devo ripartire tutto da capo. Oh! Oh, da capo. Thank you.
Ok, allora sono tutto. Credo. Allora. Dovrebbe essere qua. Io ce l'ho il modulo in mano, sì. Allora, valutiamo un attimo com'è, perché... Allora, qui non tocco. Piano. Piano. Ok. Vabbè, tutto. No. E che cavolo, dai raga, non si può andare dentro, secondo me. Dai, devo rifare tutto da capo. Che palle. Io non ho visto la che si potesse tagliare, eh. E 2 e 3. Sì, dai, adesso lo vedremo. E quindi più ci va avanti, più sarà difficile. Siamo qui. Allora, valutiamo un attimo. Allora, non posso assolutamente toccare, ok? Ok, così mi piace. Dai, adesso non dirmi che tolgo l'ultima e c'ho bisogno dell'ossigeno al 2 minuti. Cosa ci potrebbe essere adesso? Ok, questo qua di mezzo. Ah, tutte e due. Quindi devo solo stare attento qua a passarci in mezzo. Attention please. Beh, l'ho fatta proprio da stupido, eh. Figata.
Ah, allora. Aspetta, che qua mi sto girando un po'. Allora, poi continuiamo nel prossimo episodio, raga. Quindi io vi... Ma qua sono tutti vetri. Come sarebbe sto... Ah, mi sta un po' sbirocchiando. Per fortuna non c'è... Allora, qui è un vetro. Tra l'altro, vediamo. Fantastico. Fantastico, fantastico. Ma dai che era aperto. Si sta salendo o sì? Allora, siamo in grave pericolo, non sappiamo se riusciamo a farlo o no. Mi raccomando, seguite il prossimo episodio, Marco Trams Games, su YouTube, iscrivetevi al canale e grazie per aver visto il video del gioco che è veramente figo e vediamo un po' come va a finire. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video su... Deliver of the Moon. Non so perché mi ha scritto questa cosa così strana. Vabbè. Ciao ragazzi, mi raccomando di seguire anche il mio canale Twitch, dove faccio le live alle 21 tutti i giorni, e i social, cliccate il Linktree, dove c'è Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e Discord. Ciao amici, alla prossima, al prossimo episodio di sto gioco, insieme a Marco Drums Games. Mitici!